Oggi il Vangelo di Giovanni ci pone davanti alla crisi di relazioni tra Gesù e i discepoli, tra Gesù e la folla. Siamo al capitolo sesto sempre del Vangelo di Giovanni, il capitolo del pane. Io sono il pane della vita, chi mangia la mia carne e beve il mio sangue. Ieri abbiamo ascoltato chi mangia me, vivrà per me. Quando noi ci accostiamo all'Eucaristia a dire mangia me. Quindi parole molto forti, parole anche che possono mettere in crisi oggi anche noi. E la crisi è necessaria, perché se non ci rendiamo conto davvero di quello che noi andiamo a ricevere, di quello a cui noi siamo resi partecipi, alla grande possibilità e unica possibilità di essere inseriti nella vita divina. Questo dovrebbe davvero anche scandalizzare noi. Uno scandalo però in positivo, cioè uno scandalo che diventa stupore. Ma com'è possibile che Dio possa fare tutto questo per me? Questo vi scandalizza? E se vedeste il Figlio dell'uomo salire là dove era prima, è lo spirito che dà la vita, la carne non giova a nulla. Le parole che io vi ho detto sono spirito e vita. Se ci ricordassimo questi versetti, è lo spirito che dà la vita, la carne non può nulla. Ecco allora che c'è il passaggio da credere solo all'umanità di Gesù, ma anche alla pienezza della sua divinità. Abbiamo visto lo scandalo di riconoscere l'umano di Dio, cioè che Dio sia realmente carne, che Dio sia realmente uomo. Troppo umano questo Dio, ci verrebbe da dire. Ma lui ci ribadisce che questa umanità è la nostra, che lui è venuto a assumere la nostra natura umana, ma ci vuole ridonare la vita divina. Ecco che questo allora mangiare la carne del Figlio di Dio è per recuperare quello che ci era già stato donato e che abbiamo perso. Quindi la crisi su Dio, questa crisi che prende la folla, questa crisi che prende i discepoli, è una crisi necessaria anche per noi. Perché il nostro andare a Cristo, il nostro mangiare Cristo, non sia un'abitudine, non scada in un rito che compio tutti i giorni, ma sia davvero la consapevolezza che io entro a far parte della vita divina, come figlio. Che questa vita è una vita che mi appartiene, ma è passeggera. Mi attende una vita eterna e per sempre. E questo me lo può dare solo Gesù. Non me lo possono dare gli altri uomini, non me lo possono dare neanche le altre religioni. Dio si offre a me perché io abbia la pienezza della vita divina. Che bello. Allora pensare che non è
in base a quello che sono, a quello che faccio, a quello che posso io costruire, ma è in base a un piccolo atto di fede che tutti i giorni e più volte al giorno mi viene chiesto. Infatti il Vangelo dice: vi sono tra voi alcuni che non credono. Infatti sapeva fin da principio chi erano quelli che non credevano. Per questo vi ho detto che nessuno può venire a me se non lo attira il Padre. Però noi nella nostra libertà dobbiamo accettare di stare nelle mani di Dio. Una libertà che si corregge sul Vangelo, una libertà che si corregge sull'umano di Dio. Ma dobbiamo avere una libertà che decide per Gesù Cristo. Una libertà che chiede di scegliere Gesù Cristo. Gesù Cristo chiede di essere scelto con libertà. E allora, quando oggi sentiremo gli Atti degli Apostoli, Pietro, così convinto di quello che dice alla Chiesa, Pietro così capace di farsi tutto a tutti, lui il peccatore, il traditore, allora possiamo dire: anche per me c'è una possibilità. Se c'è riuscito Pietro il pescatore, Pietro il traditore, ma che poi diventa davvero un uomo di Dio, anche per me è possibile, giorno dopo giorno, credere con un atto libero di fiducia, con un atto libero in cui io scelgo il Signore. Chi mangia me vivrà per me, di me. Ecco, quando ci accostiamo all'Eucaristia, diciamo: Signore, per quello che comprendo, posso e desidero, io voglio essere partecipe della tua natura umana e divina. Prendimi in te.